E allora spazio al nostro collegamento odierno, spazio al presidente del Cerignola. Allora, buon pomeriggio Nicola Grieco, da pochi giorni neopresidente del club Ofantino, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ciao presidente, ben ritrovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un saluto a tutti quanti voi. E allora presidente, parlo proprio da questo passaggio di proprietà avvenuto in settimana, all'inizio di questa settimana. Se vuoi raccontaci un po' di retroscena e soprattutto come e quando è nata la volontà di tornare ad essere il presidente di questo Cerignola. Ma diciamo che la volontà di essere sempre presidente di questa squadra c'è sempre stata, quindi io mi collego un po' all'inizio del 2014, da quando ho iniziato, ho intrapreso questa strada, questo lungo percorso che ci ha portato dalla prima categoria fino ad arrivare alla Serie C. Devo dire che gli ultimi 2 anni sono stati degli anni un po' duri, difficili, però siamo stati un po' dietro le quinte a guardare, però l'audace Cerignola è stata e rimarrà sempre qualcosa che ci appartiene nel nostro cuore. Ed è un Cerignola che sicuramente nelle 2 stagioni ha vissuto annate particolari e diverse, la prima quella di grande progettazione, la seconda quella del grande trionfo. Come hai seguito tu, insomma, quest'ultima cavalcata che ha regalato tantissime soddisfazioni, presidente? Ma forse l'ho seguita meglio stando dietro le quinte che in prima persona, perché comunque in questi ultimi 2 anni gli sforzi economici sono stati notevoli, anche perché quest'anno avevamo programmato insieme all'ex presidente Danilo Quarto di mantenere un asse molto competitivo per quanto riguarda i giocatori da prendere, per quanto riguarda la riconferma di Pazienza, ma soprattutto del progetto Lievitoro, che come sapete è con me ormai da 4 anni, quindi le basi c'erano. Io voglio rinnovare i complimenti all'ex presidente, il quale devo dire che ha tenuto con grande merito questa promozione, però diciamo che noi siamo tranquilli e l'audace è stato sempre un nostro figlio, e quindi noi continueremo a portarla avanti. Conosci benissimo questa creatura, conosci benissimo i tifosi del Cerignola, calorosi, passionali. Abbiamo visto, grazie all'ausilio della nostra regia, immagini bellissime di festa. Proviamo, presidente, a proiettarci già verso il futuro, poi parleremo di calcio giocato perché la stagione del Cerignola non è ancora terminata. Che cosa ti senti di promettere, che cosa ti senti di dire a livello di ambizioni a tifosi che sognano un Cerignola protagonista anche nel prossimo campionato di Serie C, e se esiste già un progetto magari pluriennale per provare addirittura a tentare la scalata al campionato cadetto? Ma l'ambizione c'è sempre stata da parte mia. Io quello che mi sento di dire oggi alla tifoseria, a voi giornalisti, a voi tutti che seguite, diciamo, le notizie calcistiche, che comunque l'audace dirà anche in Serie C la sua, perché comunque chi mi conosce sa benissimo che sono un ragazzo molto ambizioso. Quindi io quello che voglio dire oggi alla mia città, ai miei tifosi, di stare tranquilli, perché comunque cercheremo di fare del nostro meglio, anche se comunque ci catapultiamo in un campionato del tutto nuovo, quindi abbiamo voglia e desiderio di crescere, di capire, con molta umiltà spero che diremo la nostra anche nel campionato prossimo. È vero che il Bari è andato in Serie B, poi bisognerà capire come andrà a finire nei playoff di Serie C. Troverete però un campionato con grandissime realtà, con società blasonate. Quanto ti affascina, soprattutto da cerignolano, presidente? Ma il fascino ce n'è tanto, cioè il fascino che provo nel calcio l'ho avuto fin dalla prima categoria, ripeto, quindi non è un qualcosa che a noi personalmente ci spaventa. Noi cercheremo con la massima umiltà di intraprendere questo percorso, di cercare di fare meno errori, perché sappiamo tutti che non ha nulla a che vedere col campionato di Serie B,
Quindi io già oggi vi posso dare la prima riconferma di quello che sarà il nostro futuro. Il nostro futuro si partirà con Elio Di Toro. Quindi già è una notizia, ufficiale, Elio Di Toro resta al timone del mercato del Cerignola. Resta anche pazienza e aggiungo, Presidente, alcuni componenti dell'organico che ha vinto la Serie D possono tornare utili anche per un progetto futuro? Ma sicuramente cercheremo di mantenere una buona ossatura della squadra che è stata quella dell'anno scorso, però ripeto, è una settimana che ho preso in mano un po' tutte le decisioni, un po' tutta la società. Ora sono in vacanza con la mia famiglia, rientro lunedì e da martedì incontrerò prima di tutto l'allenatore, il quale ha fatto un lavoro eccezionale, quindi spero di trovare un accordo perché possa rimanere anche pazienza, perché comunque la promozione è soprattutto la sua, il merito suo, il merito dei giocatori, il merito di tutta la città, quindi io ripartirei subito con il nostro DS, il quale lo saluto, ogni giorno ci teniamo in contatto e quindi si riparte con Elio Di Toro. Ci hai dato due notizie importanti, la conferma di Toro e la tua volontà di provare a ripartire con pazienza in panchina, poi ovviamente attendiamo sviluppi già ad inizio della prossima settimana. In tutto questo, Presidente, si gioca, perché domenica parte l'avventura nella Pool Scudetto del campionato di Serie D, sarete di scena nella gara inaugurale del Triangolare in trasferta contro il Giuliano, con che spirito la tua squadra affronterà questa competizione? Ma lo spirito quello di sempre, quello di cercare di vincere questo Pool Scudetto, perché comunque ci teniamo a far bene in tutti i campi. È dispiaciuto il fatto di essere usciti in semifinale dalla Coppa Italia, però ora ci dedichiamo alla Pool Scudetto, però già la settimana prossima inizieremo a lavorare per le basi di quello che sarà il futuro dell'Audace, quindi a livello di riconferme, a livello di scelte tecniche a livello un po' generale, perché comunque il tempo stringe e sappiamo tutti che le squadre si costruiscono a giugno per poi partire subito a luglio in ritiro e per iniziare Coppa Italia e campionato 21 e 28 agosto. Però io voglio ripetere quello che ho nel cuore di stare tranquilli, tifosi, la città, perché comunque anche nel campionato prossimo ci aspettano trasferte, partite durissime, però l'Audace sarà una squadra forte come lo è sempre stata negli anni passati. Io non so se hai voglia di sbilanciarti, in chiusura non faccio la domanda a Nicola Greco, presidente del Cerignola, ma a Nicola Greco, grandissimo tifoso, innamorato dei colori giallo-blu, secondo te la Serie B è possibile in quanti anni? Ma questa è una domanda, vorrei dire l'anno prossimo subito, perché gli addetti ai lavori mi stanno dicendo che dobbiamo scappare dalla Serie C, però io ripeto, vogliamo iniziare a capire insieme a un mio team di persone tutte le problematiche relative a questa categoria, e quindi in maniera molto utile confrontarmi pure con altre società per cercare di sbagliare il meno possibile. È una domanda un po', noi cercheremo di dare il massimo, magari fra due o tre anni la cosa sarà fattibile. Poi il calcio, Mario, tu mi insegni, non è niente per scontato, l'anno prossimo sicuramente faremo un campionato importante e diremo la nostra, puoi mai dire mai. Ne sono convinto perché ti conosco insomma già da un bel po' di anni e so che sei un presidente assolutamente ambizioso. Grazie a Nicola Greco, presidente del Cerignola. Quando vuoi, presidente, ti aspettiamo in studio per parlare ancora di più di questo nuovo progetto del club gialloblu. Grazie per la disponibilità e buon pomeriggio. Ti ringrazio, Mario, un saluto a tutti e buona giornata, un abbraccio a tutti di cuore.